Sono le 20 e 44 minuti e adesso cambiamo argomento. Ci domandiamo come cambieranno le nostre città dopo l'epidemia ed è questo il nostro approfondimento di giornata. Eh sì, come cambieranno le nostre città a seguito della pandemia? È questa la domanda per trovare una risposta. Tra un po' ci collegheremo con Ugo Rossi, che è professore di geografia economica al Gran Sasso Science Institute ed è uno dei professori che stanno tenendo le lezioni, ne abbiamo già parlato ieri, ai ragazzi delle scuole superiori per condividere appunto con loro, che in questo momento non possono essere a scuola, i saperi del GSSI, di questa istituzione culturale di alta formazione e di ricerca così importante per la nostra città. E proprio domani il professor Rossi terrà questa lezione sul Covid e su come cambierà e già sta cambiando la nostra vita nelle città. Ma c'è in collegamento finalmente Ugo Rossi, abbiamo risolto qualche problema tecnico. Professore, buonasera. Buonasera, salve a tutti. La presentazione l'ho già fatta mentre l'aspettavamo e dunque io vado subito alla domanda. Che cosa racconterà domani agli studenti che ascolteranno la sua lezione e come le città potranno cambiare a seguito di questa pandemia che stiamo vivendo? Sicuramente questa pandemia ha messo a dura prova i nostri sistemi urbani, le nostre città. Sia quelle grandi che quelle medie, piccole, la pandemia si è sviluppata nella vasta area urbana della pianura padana, come sappiamo bene, e ha colpito anche le città. Milano è stata colpita, anche se non tutte le grandi città sono state colpite come ci si aspettava. Ad esempio, Roma e Napoli sono state relativamente risparmiate dall'epidemia. I casi sono stati di gran lunga inferiori a quelli attesi. Comunque, al di là dell'incidenza dell'epidemia, questa è una grande opportunità per ripensare i nostri sistemi urbani. Si dovrà, ad esempio, investire massicciamente nel trasporto pubblico, in forme innovative, sostenibili, di trasporto non solo pubblico in senso classico, come ad esempio gli autobus o le metropolitane, che purtroppo in questa fase che durerà a lungo le persone sono sempre più restie a prendere, no? Ma anche in modalità a basso impatto ambientale. Ad esempio si dovrà investire in piste ciclabili, non solo in biciclette, ma anche in monopattini elettrici. Si dovrà cioè rendere la città nuovamente appealing, nuovamente attraente per le persone ed evitare quello che potrebbe essere, alcuni hanno addirittura paventato una fuga dalle città, un ritorno alle campagne. Io credo che la città resisterà anche a questo scossone che è stato la città intesa come Milano, ma anche come L'Aquila. L'Aquila ha resistito, si è rigenerata, si è ripensata, si sta reinventando dopo la terribile scossa di terremoto del 2009 e in maniera simile tutte le città del mondo, perché qui si tratta di una pandemia globale, si ripenseranno in un modo o nell'altro dopo questa crisi epidemica. E questo rappresenta una grande opportunità. Però i governi devono saper utilizzare in modo appropriato questa opportunità. Nulla è scontato. Ecco, professor Rossi, la domanda che volevo farle era proprio questa. Ovviamente non entriamo nel merito politico dei provvedimenti assunti sin qui, ma che giudizio dà delle prime scelte che sono state assunte appunto dal governo e secondo lei il paese è pronto a questo cambiamento che l'epidemia impone? Ma sicuramente ora siamo in una fase ancora strettamente emergenziale, quindi nel decreto rilancio del governo le misure per davvero reimmaginare, reinventare la nostra economia sono state ancora limitate. Si è visto appunto, a proposito di quello che dicevo prima, anche la misura di incentivi, ad esempio per le biciclette si è un po' ridimensionata, c'erano aspettative.
in qualche modo è inevitabile perché ora ci sono delle esigenze sociali e soprattutto di sostegno alle persone più in difficoltà, alle persone che hanno perso il lavoro. C'è la questione di finanziare la cassa integrazione di molti lavoratori di piccole imprese che hanno sofferto e stanno soffrendo ancora e soffriranno nei prossimi mesi le conseguenze di questa crisi. Quindi ora è un momento ancora di difficile transizione e dal governo nazionale ci si poteva aspettare fino a un certo punto una reale svolta. Senza dubbio quello che farà l'Europa, intesa come Unione Europea, e probabilmente questo Recovery Fund, questo fondo di ripresa, di ristoro che si prospetta, può essere un'opportunità. Quello sarà una partita interessante, quei 100 miliardi, se davvero saranno utilizzati per sperimentare nuove forme di utilizzo del territorio, forme innovative, sostenibili al tempo stesso. La questione della sostenibilità ambientale, dell'ecologia diventerà sempre più importante. Ci sarà bisogno appunto di quello di cui finora si è parlato in maniera vaga e astratta. C'è un Green New Deal, c'è un nuovo corso che mette al centro l'ambiente delle politiche e degli investimenti pubblici. Ora è davvero il momento di farlo. Fino ad ora abbiamo fatto, ci siamo, diciamo così, preparati come idee, come studi, ora c'è davvero bisogno di dare un impulso molto forte alle nostre economie, alle nostre società in questo senso. Ugo Rossi, grazie mille per essere stato con noi. Grazie, Grazie a voi. Buonasera. grazie ad Ugo Rossi, che è professore di geografia economica al Gran Sasso Science Institute.